Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo primo tutorial su Vectonator, un'applicazione dedicata al disegno vettoriale, completamente gratuita. Prima di proseguire con il video, se vi fa piacere potete sostenermi mettendo like al video, iscrivendovi al canale YouTube e attivando la campanella per ricevere le notifiche sui miei video. Non dimenticate di seguirmi anche sui social, trovate i link in descrizione. Se volete supportare me e i miei progetti potete fare una donazione, trovate sempre il link in descrizione. Una volta aperta l'app ci troviamo nella sezione Galleria, in cui sono presenti tutti i progetti. Per creare un nuovo documento bisogna cliccare sul simbolo più situato qui in alto a destra. Come potete notare, Vectonator ci propone diversi tipi di formati. Scegliete il formato che vi interessa e proseguite. Questa è l'interfaccia del programma. La prima cosa che ci salta all'occhio è questa colonna sulla sinistra, in cui sono presenti tutti gli strumenti utili che occorrono per realizzare un progetto, tra cui lo strumento di selezione che ci occorre per selezionare un elemento per poterlo spostare e o ridimensionare. Poi abbiamo lo strumento di selezione diretta che ci occorre per trasformare il tracciato, lo strumento forbici utile per eliminare parti del tracciato, lo strumento penna che è lo strumento principale che serve a realizzare i tracciati, abbiamo lo strumento matita e lo strumento pennello che ci permettono di creare dei tracciati liberi, vi è lo strumento testo, lo strumento crea forme, lo strumento gomma, lo strumento mano che ci permette di spostarci dove vogliamo e per ultimo abbiamo lo strumento lente che ci consente di avere una visuale ingrandita per poter lavorare al meglio. Qui in alto a sinistra abbiamo la barra delle azioni che ci consente di agire sul nostro lavoro. Questa è l'icona del pennello stile, in cui è consentito modificare lo stile del tracciato, come il colore oppure la dimensione del tratto. Questo invece è il pannello Disponi. In questa sezione abbiamo la possibilità di trasformare gli oggetti, come per esempio raggruppare degli elementi, copiare in modo speculare il tracciato, si possono distribuire degli elementi oppure si possono allineare. Poi abbiamo il pannello Tracciato, in cui possiamo creare una maschera oppure possiamo elaborare il nostro tracciato, come unire più tracciati, dividerli, intersecarli. Qui invece è presente l'icona dei livelli, in cui possiamo interagire con i livelli, come poter modificare l'opacità, rendere visibile o meno un livello, poter bloccare un livello o poterlo spostare dove vogliamo. In ultimo abbiamo il pannello di importazione. In questa sezione abbiamo la possibilità di importare delle foto dalla nostra galleria oppure abbiamo la possibilità di cercare in base alle nostre esigenze delle illustrazioni già pronte che ci fornisce l'app. Se ci spostiamo sul lato destro notiamo che anche qui sono presenti alcune icone. L'icona della X ci permette di chiudere il documento e tornare alla galleria. Qui sull'ingranaggio possiamo accedere alle impostazioni, dove poter attivare i righelli, le guide, mentre questa è l'icona per esportare il file. Di lato invece abbiamo l'icona della bussola, che ci permette di capire a quanti gradi è ruotato il nostro piano di lavoro. Di lato abbiamo le due frecce, ci consentono di annullare o meno un'azione compiuta. Poi abbiamo l'icona di seleziona tutto o deseleziona. Questa ci consente di selezionare tutti gli elementi di un livello. Dunque,
Questa è la prima parte del tutorial sul Vectonator. Abbiamo visto l'interfaccia del software. Nel prossimo video vedremo come creare un tracciato e quali strumenti utilizzare. Io spero che questo video vi sia stato utile. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!